abbiamo voluto come Slow Food organizzare questa iniziativa, che è comunque la sua seconda edizione, per valorizzare quello che di buono si può costruire sullo stretto di Messina, soprattutto la collaborazione fra le associazioni di base che si occupano di tutela dell'ambiente la comunità dei pescatori che sempre più vanno aiutati affinché si divulghi la possibilità di un consumo sostenibile del pesce. È un'importante occasione per sensibilizzare sui disastri, sulle situazioni, sull'attentato all'inquinamento e alla biodiversità di questa zuppa di plastica. Bisogna fare tante cose ora, dobbiamo fare le cose come cittadini, un'educazione, un cambiamento culturale, ma ci vuole un impegno anche istituzionale perché questa plastica non finisca a mare, perché si cambi un sistema. La plastica non va prodotta e quando nella fase intermedia va prodotta va riciclata adeguatamente. Ormai questo segnale che parte qui da Bagnara ha un significato particolare perché Bagnara rappresenta proprio un rapporto strettissimo con il mare, rappresenta un potenziale di ambiente, economia, turismo, attività della pesca che possono insieme produrre non solo benessere dal punto di vista ambientale ma anche tanta occupazione. Quindi lottiamo la plastica e soprattutto assumiamo comportamenti diversi, nuovi stili di vita.